qui a pochi minuti dall'inizio dello spettacolo, uno spettacolo che parlerà ovviamente di Patagonia, di Ande, di Cile, di Terra del Fuoco, intorno alle figure di Charles Darwin e padre Alberto Maria De Agostini, ovviamente due figure del passato che hanno avuto, però nonostante i mezzi che adesso sono impensabili, appunto con tutta la tecnologia che abbiamo, hanno avuto il coraggio e la voglia di affrontare appunto delle avventure senza sapere bene cosa avrebbero trovato durante queste avventure. Poi non sono passati alla storia ovviamente perché sono stati in grado di interpretare una realtà sconosciuta in un modo assolutamente originale, quindi ecco, si parla di loro adesso ancora a distanza magari di più di due secoli o un secolo, insomma, rispettivamente. E quindi non so, se oggi si trovassero qua, probabilmente come tutti gli uomini del passato resterebbero magari sorpresi all'inizio probabilmente di trovare una realtà completamente diversa, ma come tutti gli uomini dalla mentalità aperta cercherebbero di decodificare questa realtà. Darwin, nato nel 1809, muore sostanzialmente quando padre De Agostini nasce, quindi coprono due epoche contigue, però entrambi erano mossi dalla stessa curiosità, dalla stessa passione per la vita, per quello che non conoscevano ancora. Quindi mentre Darwin ovviamente era appassionato di specie animali, di insetti, che osservava sin da quando era piccolo, padre De Agostini, anche per la formazione che ha avuto, ovviamente aveva nei confronti della natura, magari inesplorata, appunto forse un veicolo attraverso il quale raggiungere Dio. E ognuno dei due ha coniugato l'avventura a modo proprio. Ovviamente Darwin si è imbarcato su una nave che l'ha portato in giro per anni, mentre De Agostini ha raggiunto sempre in nave questa, oltre poi a usare anche l'aereo, però questa costa, diciamo, pacifica del Sud America, e lì ha appunto dato da bere la sua sete di conoscenza.